Ciao a tutti, in questo video vedremo come un diciottenne, Andrei Esipenko, il russo Esipenko, è riuscito a battere Magnus Carlsen, il campione del mondo. Ma prima di vedere la partita e capire quali sono gli eroi di Carlsen e come Esipenko è riuscito a batterlo, volevo farvi vedere questa foto molto divertente, in cui Esipenko è la prima foto con Esipenko e Carlsen insieme. Eccola qui, un Esipenko molto intimorito da Carlsen, è stata scattata 9 anni fa, Esipenko aveva solo 9 anni, Carlsen era quasi campione del mondo, ancora non lo era diventato. Ebbene sì, e chi l'avrebbe mai immaginato che quel bambino intimorito da essere accanto a Carlsen avrebbe battuto il campione del mondo solamente dopo 9 anni? Ciao, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Clicca sul tasto iscriviti per non perdere i prossimi video e unisciti al gruppo Facebook Scacchista Matto per ricevere i migliori consigli su come migliorare nel gioco degli scacchi. Ritorniamo alla nostra partita e vediamo allora com'è andata. Esipenko è il bianco, Carlsen è il nero. E4 c5, quindi siciliana, una siciliana variante Neidorf, ora vedremo, fin qui l'apertura è normale. Ovviamente l'idea del cavallo era di difendere il pre d4, che appunto è stato mangiato e quindi rimangiato dal cavallo stesso. Cavallo f6, l'idea è di attaccare il peone 4, che viene difeso dal cavallo in c3. A6, questa è la variante Neidorf. Qui ci sono moltissime risposte che può fare il bianco. Esiste per esempio l'attacco inglese con alfiere 3, f3, le frecce oggi non vanno. Ecco qui, alfiere 3, f3, donna d2, f3, ok. Idea roccolungo, è una variante molto aggressiva, ma c'è anche la variante classica. Insomma, le varianti su Neidorf sono veramente migliaia. Infatti è molto difficile giocarla da parte del nero perché ci vuole tantissimo studio, anche se è un'apertura veramente ottima, un'ottima difesa se giocata correttamente. Esipenko decide di giocare alfiere 2, un'altra variante principale. E6, alfiere E3, quindi continua lo sviluppo. Vediamo che qui il bianco ha quasi completato il suo sviluppo, rimarrebbe solamente l'arrocco, mentre il nero in realtà ha ancora molti pezzi a casa. L'idea è che comunque sta impostando una difesa, quindi comunque queste mosse di pedoni non possono essere considerate sbagliate, infatti rientrano nella teoria, però certamente in questo momento il nero è in ritardo di sviluppo. Potrà completarlo, ha tutto il tempo di completarlo, non c'è una combinazione vincente o un modo per sfruttarlo. Però ecco che effettivamente esistono degli attacchi che possono essere impostati contro questa apertura. Uno di questi è quello che fa Esipenko, qui G4. Una mossa che a prima vista sembrerebbe assurda, perché comunque muove un peone laterale, non liberi nessun pezzo, se in futuro il bianco vorrà arroccare corto, certamente sarà indebolito, ma in realtà dietro questa G4 ci sono moltissime idee dietro. Si chiama attacco Keres, in realtà attacco Keres è ritardato perché generalmente viene giocato con una mossa d'anticipo e l'idea è quella di attaccare subito il re avversario, quindi sfruttare il ritardo di sviluppo del nero per sferrare l'attacco. Certamente il bianco non arroccherà corto, arroccherà a lungo, quindi magari seguirà donna d2 e poi arrocco lungo. Come dicevo, oggi le frecce non mi seguono. Ok, donna d2 e arrocco lungo può essere un'idea. Ma è interessante notare come, anche se il re è ancora al centro, già subito il bianco attacca. Ovviamente per fare queste mosse bisogna conoscerle veramente a fondo ed essere sicuri di ciò che si fa. È chiaro che Esipenko avrà studiato almeno, non so, 2 o 3 mesi questa apertura prima di giocarla contro Carlsen. Quindi certamente questa è un'apertura preparata ad hoc contro Carlsen. Perché non è un'apertura che è stata giocata molte volte a livello dei grandi maestri, quindi soprattutto di top grandi maestri come siamo in questo caso. Esipenko non è l'ultimo arrivato, ha un rating, un elo di superiore a 2600, quindi comunque è tra i top mondiali. E certamente voleva, certamente, come possiamo dire,
impensierire Carlsen e anche stupirlo. Magari questa è una mossa che non ci si aspetta, cioè tu giri contro il campione del mondo e gli giochi G4 all'ottava mossa. Probabilmente però questo magari è l'unico modo per riuscire a battere i campioni. Ok, non dico magari battere i campioni del mondo, certamente quelli, i comuni mortali come noi giocando G4 poi magari non riescono a vincere contro i campioni del mondo, ma se giocate contro un avversario superiore a voi, ma comunque alla vostra portata, il consiglio che vi do è quello di giocare al massimo delle vostre possibilità. Quindi non giocare in difensiva, magari avendo paura del vostro avversario, ma giocate con il vostro stile al massimo delle vostre possibilità. Quindi se generalmente siete dei giocatori d'attacco e quindi giocate magari alle aperture tipo attacco inglese o comunque aperture aperte in cui si attacca, anche se giocate contro dei maestri, giocate in questo modo. Così, innanzitutto imparerete tantissimo, perché giocherete allo stesso modo di quando poi giocate contro i vostri pari livello, e quindi questo è un modo comunque per allenarvi. Inoltre potete avere molte chance anche di vittoria. Generalmente comunque la mossa tipica è arrocco, quindi una mossa molto più tranquilla. Il neo può rispondere con arrocco e può seguire per esempio F4, donna C7, donna E1, idea di portare anche la regina verso il re nemico, B5, A3, evitando B4. Questa è una delle più classica. Ritorniamo però a G4, la mossa interessante. Il neo risponde con B5, una mossa giocabilissima, anche se non è tra le principali. D5 è stata giocata per esempio nella partita Nakamura-Topalov nel Norway Chess del 2013. Nakamura è stato secondo al mondo, Topalov uno dei migliori al mondo. Qui può seguire per esempio il cambio per D collo per donna per re, quindi cambiando tutti i pezzi si arriva a questa posizione abbastanza comunque pari. Certo è un po' squilibrata appunto perché questo G4 crea degli squilibri nella struttura peonale del bianco, però giocabilissima. Il bianco dalla parte sua ha il vantaggio di sviluppo, tutti i pezzi sono usciti e comunque minacciano il nero, mentre il nero ha una struttura peonale migliore, non ha alcune debolezze e se riuscisse a completare lo sviluppo senza problemi, potrebbe anche avere un finale vantaggioso. Torniamo alla partita, quindi B5, il bianco risponde con G5, continua l'attacco, non si dà tregua a Magnus Carlsen. Cavallo D7, unica, deve chiaramente tornare. Vediamo che le case G4 e H5 sono controllate dall'alfiere, quindi il cavallo non poteva andare in queste case, tornare in G8 certamente non ha senso, perché blocca l'arrocco. A3, il bianco ha come idea di evitare B4 e potrebbe essere fastidiosa perché minaccia il cavallo bianco e quindi può seguire alfiere per D5. Quindi notiamo che qui Andrei Esipenko sacrifica un pedone, quindi lascia il pione G5 in presa perché è attaccato da due pezzi, mentre è difeso solamente dall'alfiere e quindi può essere mangiato. Carlsen non ci pensa due volte e se lo mangia. Qui in realtà non è un problema, effettivamente questo pedone poteva essere mangiato, ma certamente crea idee d'attacco da parte del bianco. Cioè, qual è l'idea? L'idea è che la colonna G in questo momento risulta essere aperta. E quindi una mossa come torre G1 in futuro potrà attaccare subito il pion G7 e magari anche il re avversario. Donna D2 difende l'alfiere in E3. È chiaro, era anche difeso dal pedone, ma pensare di mangiare, di rimangiare l'alfiere con il pedone è certamente una mossa errata, perché scopre il re, ma soprattutto crea due pedoni doppiati e isolati che non possono essere assolutamente gestibili, cioè alla lunga si rischia di perderli perché non si possono difendere tra di loro. Quindi è sicuramente vantaggioso per il bianco difenderlo con la regina in maniera tale poi da mangiare con la regina stessa. Ora, qui sono veramente poche le partite di grandi maestri giocate in questa posizione. Una è quella tra Ivanchuk e Negi, o Negi, non so come si pronuncia, del 2010. Qui Ivanchuk ha giocato alfiere F6, è seguita con arrocco lungo, alfiere B7,
torre G1, quindi segue l'idea del bianco di minacciare nella colonna G, e poi chiaramente si può continuare, qui la posizione è giocabilissima, è vero che il nero ha un pelo di vantaggio, ma la pressione del bianco è notevole. Come vediamo qui il bianco ha completato lo sviluppo, quindi ha completato i tre principi all'apertura, se non avete visto quel video andatelo a vedere. Quindi ha completato perché ha conquistato il centro, ha sviluppato tutti i pezzi e ha arroccato. Il nero invece ha ancora il cavallo a casa, non ha arroccato. Quindi è questo il controgioco che crea il pilone di svantaggio. Quindi la posizione è assolutamente giocabile da parte del bianco. Prima invece torniamo alla partita tra Esipenko e Carlsen, alfiere per E3. Quindi Carlsen decide di mangiare. Questa può essere considerata una novità teorica, perché appunto non è stata giocata ad alti livelli. Donna per alfiere. E qui, aspetta, fermiamoci un attimo. Fermiamoci ad analizzare questa posizione. Perché il bianco ha un peone in meno. Ma chi è in vantaggio? Allora, in effetti non c'è in questa posizione una delle due parti che è in vantaggio, ma certamente i pezzi neri non ancora sviluppati, cioè in questo momento, no, questo pezzo non c'entra niente. Oggi il mouse proprio non va. Ok, quindi cavallo e alfiere sono a casa, l'arrocco non è ancora stato fatto, il cavallo è comunque in D7, non è una posizione attiva. Vediamo quindi tutti i pezzi del nero sono dietro la settima traversa, dunque il nero è assolutamente passivo. Il bianco ha il controllo del centro, ha un cavallo ottimo in D4, ha tutti i pezzi sviluppati e alla prossima potrà arroccare. Quindi, sinceramente, io qui, se dovessi scegliere, sceglierei il bianco. Perché è vero che ha un peone in meno, ma il controgioco è notevole. E sicuramente in questa posizione è molto più facile giocare dalla parte del bianco, perché è molto più facile attaccare piuttosto che difendere. Se difendi e sbagli una mossa, rischi di perdere. Se attacca e sbagli una mossa, ok, finisce l'attacco, magari rimane in un finale con un peone in meno, quindi può essere compromesso, ma si può ancora giocare. Quindi è sempre più facile giocare dalla parte di chi ha l'iniziativa, di chi attacca. Qui c'è la prima imprecisione del nero di Magnus Carlsen, del campione del mondo, donna H4. Donna H4 in realtà non frena l'attacco nemico, non sta in alcun modo fermando un'eventuale torre G1, perché è vero che il peone H2 rimane in presa, ma il bianco se ne può fregare altamente, perché comunque l'iniziativa e il controgioco sarà bestiale a quel punto e il nero rischia veramente di perdere la partita. Dopo, per esempio, possiamo ipotizzare torre G1, regina mangia H2, arrocco lungo e poi segue che la minaccia in G7, ma anche la minaccia della regina, non so, anche una rottura al centro, sto pensando per esempio a F4 e F5, qui le idee per il bianco sono tantissime, quindi è veramente difficile pensare che qui il nero riesce a cavarsela. E infatti il bianco, Esipenko, ha fatto torre G1 e il nero non ha mangiato il peone H2. Perché regina H4 viene considerato un'imprecisione? Perché non solo non frena l'attacco nemico, ma lascia il pedone D6 indifeso. Quindi mentre magari la regina in D8 poteva difenderlo dopo la mossa del cavallo, quindi liberando il cavallo, questo pedone D6 è indifeso. Vedremo che in futuro questo sarà un punto d'attacco da parte del bianco. Andiamo avanti, pedone G6. Quindi il pedone è attaccato da parte della torre, dunque si difende. Arrocco lungo. Ed ecco già la torre in futuro potrà attaccare questo pedone. Qui Carlsen si accorge dell'errore. Si accorge che regina H4 non era la mossa esatta e quindi decide di tornare indietro. Regina E7. Già qui notiamo che Carlsen non è lui. Cioè è veramente strano. Da parte sua fare queste imprecisioni. Siamo abituati a vedere le sue partite impeccabili, a volte anche migliori di mosse che fanno il computer, quindi
Vedere che Carlsen va con la regina K4 e poi si rende conto che è errata e torna in E7 è veramente una perdita di tempo e capiamo che qualcosa non va. Probabilmente è stato sorpreso magari da questa apertura o semplicemente non era in giornata, ma qui è un primo segnale che può accadere un qualcosa di storico. F4, Esipenko prende coraggio. Continua quindi il suo attacco, capisce di essere nella strada corretta, dalla ritirata da parte del neo della regina e quindi continua il suo attacco con F4. Alfiere B7, Carlsen deve completare il suo sviluppo. Re B1, una mossa sulla difensiva, ci sta perché comunque il re era su una colonna aperta da parte del nero, quindi in futuro una torre in C8 poteva minacciare il re bianco. E qui arriva la seconda imprecisione. Ora, qui non sappiamo. La mossa di Carlsen è cavallo C6. Innanzitutto, come esercizio, vi invito a mettere in pausa e provare a capire quale sarà la mossa successiva di Esipenko. Una mossa veramente, veramente buona. È una mossa, un tatticismo, una combinazione tattica, che non porta alla vittoria, ma porta Esipenko ad una posizione vantaggiosa. Qui vedete, non sappiamo se Carlsen non ha visto questo tatticismo o l'ha sottovalutato, ha creduto magari che la combinazione che ora seguirà in partita non fosse veramente buona, magari o ha sottovalutato l'avversario, ha creduto che non avrebbe fatto questa mossa, o semplicemente non l'ha visto. Può anche accadere, anche ai campioni del mondo può accadere che sfugge qualcosa. Il tatticismo è cavallo per B5. Un sacrificio. Innanzitutto torniamo un attimo indietro perché in effetti voi chiedete: ma al posto di cavallo C6 qual era la mossa giusta? E voi avete pienamente ragione. Cavallo C5 è la mossa giusta. Cavallo C5 è una mossa migliore perché mette sotto pressione il peone 4, quindi magari il bianco potrebbe rispondere con alfiere F3 difendendolo, e poi prosegue cavallo C6. Quindi in questo modo il nero completa il suo sviluppo, certo deve ancora croccare, comunque sviluppa tutti i pezzi e cerca di recuperare l'iniziativa in modo tale da tenere il pione di vantaggio e quindi magari andare anche in vantaggio. Torniamo indietro perché cavallo C6 vi ho lasciato in suspense con il sacrificio, cavallo per B5. Il nero deve mangiare e ora la mossa corretta è cavallo per C6, alfiere per donna C3, attacco doppio. Questo tema tattico in realtà ancora non l'ho spiegato nei miei video, in cui ho come obiettivo di spiegarvi ad uno ogni tema tattico. Sono partito con l'infilata, ma li affronterò tutti, perché credo, soprattutto per chi è comunque non ha mai giocato tornei, quindi non è principiante, ma magari pur avendo giocato solamente online o con amici, non ha raggiunto un livello agonistico. Soprattutto per loro la tattica è fondamentale, cioè vedrete che nel momento in cui padroneggiate i tatticismi e quindi nel giro di pochi secondi riuscite a vedere mosse come questa qui, come donna C3, allora farete un salto in avanti impressionante, cioè solamente con la tattica già raggiungerete un punteggio buono, che si può considerare buono almeno online, perché comunque la maggior parte delle partite alla fine si vincono con la tattica e o con i finali. I finali sono pure fondamentali, infatti vorrei soffermarmi nei prossimi video su questi due aspetti. Perché un attacco doppio? Perché il bianco, la regina bianca, attacca sia la torre ma anche l'alfiere in C6 e quindi chiaramente il nero non può difendere entrambi i pezzi. Dunque, Carlsen segue con arrocco. Qui da notare che l'arrocco si può fare perché la torre è attaccata, mentre se fosse attaccata una casella in cui il re deve passare, quindi per esempio in questo caso G8 o F8, se fosse attaccato il re stesso, l'arrocco non si potrebbe fare. Siccome si tratta della torre, il nero può arroccare. Ovviamente il bianco mangia l'alfiere e qui attacca due pedoni, pedone D6 e pedone B5. Ecco perché il tatticismo è conveniente, perché riesce a mangiare il pedone, quindi innanzitutto ha già recuperato il pedone che è in svantaggio, quindi innanzitutto già la posizione come materiale è pari,
e mantenendo l'iniziativa il bianco si può considerare in leggero vantaggio, ma inoltre attacca un altro, fa un altro attacco doppio. Il pawn d6 e il pawn b5 sono attaccati, quindi vediamo ora come Carlsen cerca di difendersi. D5, una spinta di rottura, peone per. Ora torre fc8. In realtà torre fc8 probabilmente non è la migliore, perché è vero che attacca la regina, ma ora vediamo come Esipenko, giocando veramente alla perfezione, impeccabile, riesce a trovare la mossa vincente anche in questa posizione. Qui forse Carlsen poteva continuare con E per D5, segue alfiere per B5, cavallo F6, torre 1, no, ma anche qui c'è poco da fare. Quindi, come non detto, qui cavallo E4, C4 e il bianco è in netto vantaggio. Perché il cavallo è inchiodato, il pedone è sotto attacco, non può mangiare perché se no, no, dicevo qui, non può mangiare il pedone perché se no perde il cavallo. Quindi alla prossima cadrà anche il pedone D5 e poi con due pedoni di svantaggio veramente impossibile continuare a questi livelli. Quindi E per D5 non è neanche buona, e allora a questo punto torre C8 è inevitabile. Quindi già in realtà la posizione è compromessa. Qui la mossa geniale è D6. Perché? Perché innanzitutto si crea un pedone passato. Cos'è il pedone passato? Il pedone passato è un pedone che davanti o nelle colonne adiacenti non ha altri pedoni. Quindi notiamo che nella colonna C, nella colonna E davanti, quindi non intendo E6 ma intendo da E7 in poi non sono altri pedoni. Quindi il pedone si dice passato perché può andare a promozione senza l'ostacolo di pedoni avversari. In questo momento ovviamente è ostacolato dal cavallo, però è un punto assolutamente a favore e a vantaggio da parte del bianco, perché è veramente complicato, sarà complicato da parte del nero riuscire a difendersi, riuscire a difendere l'eventuale promozione del pedone bianco. Qui la regina è sotto attacco, esistono due varianti, immagino, o la regina scappa o torre per c6. Vediamo prima di tutto torre per regina, cosa succede? Ovviamente il bianco rimangia la regina, e ora attenzione perché viene attaccato il cavallo, ma anche il pedone è attaccato, quindi già capiamo bene che risulta impossibile per il neo difendere entrambi, quindi torre c7 per esempio, alfiere per b5, e ora anche il cavallo è perso. Perché è perso? Perché a qualunque mossa, quindi notiamo che il cavallo è attaccato due volte, quindi forzatamente si dovrà muovere, non si può difendere, con torre a7 ok che viene difeso, ma segue e8 donna, quindi si dovrà muovere, ma a qualunque mossa segue e8. Il pedone sarà difeso da parte dell'alfiere, quindi se la torre mangia, l'alfiere mangia e la partita è finita. Quindi questa variante torre per c6 non va, e dunque il nero risponde con regina in d8. La regina rimane sotto attacco, si dovrà muovere, può tranquillamente mangiare il pedone in b5, ed è così che prosegue Andrei Esipenko. E qui già il bianco è in vantaggio di due pedoni, quindi immagino l'emozione in questo momento e anche magari l'ansia per Esipenko di trovarsi in una posizione in vantaggio di due pedoni contro il campione del mondo, Carlsen. Non è facile, ho giocato anch'io tornei, non ovviamente a questo livello, ma mi ricordo quando ai campioni dei giovanili, magari ero tra le prime scacchiere, quindi mi giocavo magari il terzo posto, il quinto posto. Ed è ogni volta un'emozione quando si raggiungeva una posizione quasi vinta e cercavi di rimanere super concentrato per non sbagliare, perché ogni mossa poteva essere fatale. Qui il nero risponde con torre cb8. Perché questa mossa? Perché Carlsen ha capito ovviamente che l'unico modo per uscire con almeno una patta o addirittura per vincere, quindi comunque per recuperare la partita, è il contrattacco. Il re bianco è in B1, quindi il nero cerca di attaccare. Mette entrambe le sue torri contro il re nemico e vediamo che succede.
Penso sia un po' questa l'idea di Carlsen. Proviamo ad attaccare e vediamo se riesco a recuperare la partita. Donna c4, ovviamente la regina deve muoversi perché è sotto attacco. Torre per a3. Ecco, come dicevo, l'ultima chance per Carlsen, il contrattacco. Il pedone non può mangiare perché è inchiodato, c'è il re dietro. Quindi comunque un pedone l'ha recuperato Carlsen, ma in realtà la posizione continua ad essere compromessa. E qui, in maniera chirurgica, Esipenko non sbaglia un colpo. Un'altra mossa assolutamente corretta. Se vi ricordate, in un video precedente vi ho spiegato come la migliore situazione, la migliore situazione in cui si può vincere una partita, no, cioè, più che situazione. Il modo più semplice per vincere una partita è quello di semplificare i pezzi. Quindi se io ho meno pezzi in gioco e sono in vantaggio, sarà più facile vincere. In questo momento il bianco è sicuramente in vantaggio perché ha un pedone di vantaggio, ma soprattutto ha tre pedoni B2, C2 e D6 passati, perché non hanno pedoni davanti e quindi possono tranquillamente correre verso la promozione. Quindi se qui, se voi immaginate un attimo questa stessa posizione senza regine e torri. Quindi immaginate che per magia io tolgo tutte le torri, sia bianche che nere, e anche la regina. Secondo voi come sarà il finale? Sarà chiaramente vinto per il bianco, ma con una semplicità estrema. Per esempio, alfiere B5, minaccio il cavallo e poi spingo. O magari non ho questo tatticismo, posso semplicemente fare B4, B5, C4, posso spingere i pedoni. Quindi capite bene che l'idea qui di Esipenko è quella di diminuire i pezzi in gioco. Ecco perché la mossa corretta, che è la migliore, è regina C7. Quindi vuole ovviamente cambiare le regine. Meno pezzi sono in gioco, più semplice sarà per il bianco vincere. Ovviamente Carlsen lo sa e quindi fa regine 8. Quindi evita il cambio di regine e cerca di continuare la partita. Qui un'altra mossa eccezionale. Qual è l'unico pezzo in questo momento che non sta attaccando, quindi non è nel vivo del gioco, l'unico pezzo del bianco? È la torre in G1, perché è vero che prima aveva un'azione ottima contro il re nemico sulla colonna G, ma in questo momento non sta facendo niente perché il pedone G6 è super difeso, quindi non fa niente. Ecco perché torre G5 è spettacolare, perché fa un'avanzata limitata di torre nella quinta traversa, con l'idea di portarsi dall'altra parte, quindi entrare in gioco. In questo momento ovviamente il clou dell'azione è nel lato di donna, quindi in quest'area, e dunque ecco come il bianco riesce a portare in sole due mosse la torre e quindi sferrare l'attacco vincente. Torre A4, il nero cerca di attaccare il pedone F4, torre A5. Esipenko se ne frega altamente, continua la sua idea, ha portato l'ultima torre in gioco, torre B4, Carlsen non vuole cambiare pezzi per la stessa idea che vi ho spiegato prima e vuole continuare il suo attacco, sa che l'unica chance per ribaltare la partita è continuare ad attaccare. Ed ecco che attaccava il pedone B2, quindi B3, torre B7 attacca la regina, si deve muovere. Regina C3. Ora Carlsen cercherà di portare anche la regina nera all'attacco. Quindi regina D8, alfiere F3. Il bianco sta attaccando la torre, quindi torre B4. Regina C7, nuovamente Esipenko tenta di cambiare le regine. Regina F6 e attenzione a questa posizione, perché qui Carlsen tenta il tutto per tutto. Ovvero torre per B3 è la minaccia. Con questo tatticismo Carlsen potrebbe vincere la partita. Ma ovviamente il bianco aveva già previsto questa mossa e con torre A8, se si muove, eccola qua, torre A8 praticamente chiude i conti. Già qui è finita. Qui Carlsen probabilmente si è già reso conto che la partita è persa. Però, ok, ha continuato qualche altra mossa, ma già qui è finita. Perché è finita? Perché la torre è inchiodata. Quindi, la freccia, eccola qua. Quindi, per forza dovrà cambiarla.
Dunque, rimangiora. No, per forza deve anche rimangiora perché sennò rischia anche di perdere il cavallo. E dunque, semplificando i pezzi, sarà sempre più facile da parte di Esipenko vincere la partita. Scusate, bevo un attimo. Dunque, torre per A8 obbligata, alfiere per torre. Regina F5, continua il nero ad attaccare. Qui di nuovo la minaccia del torre per B3, però già vediamo che non è più efficace come prima. Prima si minacciava con atto, ora è un semplice scacco. Ma semplicemente il re B2 già para tutto, difende tutto. Non c'è più alcuna minaccia da parte del nero. Sta minacciando il bianco invece il cavallo in D7. Qui il nero prosegue con torre B5. Notiamo che se il nero sposta il cavallo, che era minacciato, per esempio con lo B6, segue D7 e il pione bianco non è più raggiungibile, quindi dovrà sacrificare il cavallo e poi ovviamente la partita qui è assolutamente compromessa. Addirittura donna C3 e c'è matto. Cosa può fare qui il nero? Ok, o fa regina F6, quindi scambia le regine e ovviamente il finale con un alfiere in più sarà facilmente vinto da parte del bianco. Oppure rischia di prendersi matto. Forse E5 può continuare. Ok, in ogni caso alfiere di vantaggio. C'è poco da commentare. Torniamo indietro. Quindi torre B5. E ora Esipenko la chiude. Il cavallo è indifeso se lo mangia. Torre C5. Minaccia il pione C2. Qui sono mosse. Penso più perché Carlsen non accetta la sconfitta, perché è ovvio che a questi livelli con un alfiere di vantaggio è praticamente impossibile che qui Esipenko sbagli ormai, e soprattutto col pione in D6 che sta arrivando, ormai è finita. Torre C1 difende la minaccia regina per C2 e scacco. Regina per F4. E ora regina 8 scacco per liberare il pedone D7. E qui è finita. Carlsen dà la mano e si arrende. Quindi è incredibile notare come in soli 9 anni questo ragazzo Esipenko è passato da fare una foto col suo più grande. Probabilmente in quel momento Esipenko era il più grande fan di Carlsen col suo idolo. Da sconfiggerlo. Infatti ha dichiarato nel post partita ha dichiarato Esipenko che era il giorno più bello della sua vita. Vabbè, ma lo immagino. Comunque Esipenko per arrivare a questo livello ovviamente sono stati anni di duro lavoro. È un top GM, quindi è chiaro che ha dedicato e sta dedicando tutta la sua vita agli scacchi, quindi riuscire a sconfiggere il campione del mondo mette praticamente una pietra sul fatto che in futuro potrà diventare qualcuno. Quindi segnatevi questo nome perché penso che una partita del genere non è affatto casuale, non è una botta di fortuna. Questa partita è, da parte del bianco è stata giocata in maniera perfetta. Quindi è chiaro che Sipenko ci farà vedere grandi cose in futuro, ne sono abbastanza sicuro. Non so ovviamente se riuscirà a diventare campione del mondo, ma sicuramente supererà i 2700 e quindi comunque rientrerà nella top mondiale. Ok, spero che vi sia piaciuto questo video, quindi questo commento. Se vi è piaciuto lasciate un like qui su YouTube o commentate per eventuali suggerimenti. Alla prossima!